Ciao a tutti e a tutte da Andrea Cartotto, questa volta nella veste di docente Canvassator, per mostrarvi in breve una funzione spesso sconosciuta di Canva. È infatti possibile direttamente da Canva aprire, modificare ed esportare nuovamente un file in PDF. Vediamo insieme come procedere, ma prima naturalmente dovremo aver effettuato l'accesso alla nostra dashboard di Canva, cioè al nostro centro di controllo. A questo punto, in alto a destra, eccoci qui, troveremo il pulsante a forma di nuvola, pulsante che ci ricorda i caricamenti in Canva, tanto che lo troviamo anche dentro un progetto nella colonna di sinistra. Ma io lo clicco proprio ora per aprire la finestra di selezione, all'interno della quale troveremo il pulsante Scegli file. Nel mio caso andrò a cliccare Desktop perché recupererò, un saluto anche in questo caso a chi ha elaborato questo documento, la Family Guide in lingua italiana di Google in relazione alla sicurezza in rete. Quindi noi stiamo importando in Canva un PDF. Si badi bene, ho il dovere, da docente divulgatore, di dirvelo, sappiamo che stiamo utilizzando un'applicazione web online per modificare un nostro file PDF. Quindi se vogliamo fare la stessa cosa con maggiore attenzione alla privacy, lo possiamo fare anche offline con il software open source LibreOffice, programma di disegno Draw, e trovate il videocorso sempre qui sul mio canale. Però guardate, con Canva è già fatto, all'interno dei progetti recenti troviamo il file in PDF da noi individuato, lo andiamo ad aprire con un click, ovviamente già frazionato nelle pagine che lo compongono, ed ora a tutti gli effetti è diventato un progetto Canva. Come tale lo trattiamo e gestiamo perché basterà cliccare su uno degli elementi del documento, il documento verrà suddiviso in singoli box e con un doppio clic, guida per le famiglie diventa la tua sicurezza in rete. Naturalmente vado poi con le maniglie di ridimensionamento a perfezionare quello che è il ridimensionamento del documento. Lo scopo in questo caso non è certo quello di alterare un documento che ha edito Google, in questo caso ripeto è il documento Family Guide ITA, ma farvi vedere come sia possibile a tutti gli effetti utilizzare Canva su un nostro PDF. Quindi il tempo di spostare il mio faccione, potendo utilizzare tutta la colonna degli strumenti di lavoro offerti da Canva e potendo in ultimo cliccare in alto a destra su Condividi e potendo scaricare il nostro documento, clic su Scarica, nuovamente in PDF standard o alta risoluzione, modalità stampa PDF, oppure ne possiamo fare tranquillamente una immagine PNG, formato che consiglio per una maggiore qualità. Oppure ancora, se avessimo inserito elementi animati, ecco che potremmo generare da qui un video MP4. E voi sapevate che Canva consentiva senza alcuno sforzo questa opportunità? Spero di esservi stato utile. A voi la prova pratica su strada e condividete pure con i vostri colleghi, colleghe, con gli alunni ed alunne ed altri utilizzatori di Canva che conoscete. Al prossimo videocorso, sempre con un saluto da parte del vostro Andrea Cartotto.